Buongiorno amici scrittori e amici lettori e bentornati a un nuovo episodio dei nostri writing vlog settimanali. Io sono Giulia e questo è il mio canale. Vi do il benvenuti se è la prima volta che avete modo di vedere un mio video, il bentornati se invece ci siamo già visti in qualche mio video precedente. Oggi è lunedì, credo 7, 8, non so che giorno è. Bene, è lunedì, il primo lunedì di ottobre, però non ricordo perfettamente che giorno sia, se sia. Allora, aspettate, faccio un conto alla rovescia perché il 12 sarà lunedì prossimo, quindi 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dovrebbe essere lunedì 5. Vabbè. E io sono tornata con un nuovo episodio di questi writing vlog perché nelle ultime 2 settimane ho registrato dei writing vlog che andrò ad editare oggi in pausa pranzo, ma non so se li avrò postati o meno perché non so né quanto lunghi siano né se ho aggiunto contenuti effettivamente validi, perché sono stata poco costante con la registrazione. Questa settimana mi sono svegliata in realtà già da ieri sera carica, motivata e pronta a iniziare nuovi progetti, e quindi ho deciso di prendere in mano la videocamera, sono le 8:25 del mattino, e cominciare appunto a registrare per portarvi come al solito nel dietro le quinte del mio processo creativo, dei miei progetti eccetera eccetera. Ho appena finito di vedere una puntata di The 100 e mi sono ovviamente fermata, non volendo vederne altre 5-6 al giorno come faccio di solito. No, 5-6 al giorno è impossibile perché lavorando non ce la faccio a vederne così tante, ma ho finito di fare colazione e volevo in realtà fino alle 8:30, quindi 5 minuti ancora, leggere Harry Potter e l'Ordine della Fenice, e che è lunghissimo e quindi ci sto mettendo tipo un secolo da leggere, ma lo vorrei finire soprattutto perché non vedo l'ora di iniziare L'Orso e l'Usignolo, che ho comprato sabato alla Fiera del Libro. Infatti sabato sono stata alla Fiera del Libro e mi sono veramente tanto tanto divertita. È stato, cioè, mi piace sempre girare fra gli stand, vedere i libri pubblicati da altri autori, e ti rendi veramente conto in maniera esagerata di quanti scrittori esistano al mondo e di quanti editori esistano al mondo, e capisci anche perché farcela in questo mestiere è veramente difficile. Non è difficile tanto riuscire a raggiungere la pubblicazione, cosa che già di per sé è ovviamente difficile, ma poi una volta che sei pubblicato puoi comunque rimanere un signor nessuno, perché non tutti hanno la fortuna, perché secondo me si tratta di fortuna a quel punto, di diventare Stephen King, di diventare J.K. Rowling, di diventare Tolkien, perché per esempio un autore molto conosciuto che è Brandon Sanderson in realtà non lo conoscono tutti, quindi per quanto lui sia famoso, per quanto lui scriva, non è famoso a livelli della Rowling, a livelli di Stephen King, che dovunque vai sai chi sono. Diciamo che il mio obiettivo non è tanto quello di diventare super famosa, di sfondare, di essere conosciuta da tutti, ma è quello prima di pubblicare ovviamente, e poi di riuscire a fare della scrittura il mio mestiere, quindi di riuscire a pagare le bollette, a fare la spesa con la vendita dei miei libri. È un traguardo in Italia difficilissimo, però spero di riuscire a farcela, ed è per questo che nonostante i miei alti e bassi mi impegno sempre per portare contenuti sul canale, perché al giorno d'oggi è molto più facile diventare prima conosciuti sui social e poi riuscire a vendere i propri libri che fare il contrario, perché ci sono tanti youtuber che hanno poi scritto dei libri, non dei romanzi, ma dei libri così sulla loro vita, sulle loro esperienze eccetera, e hanno comunque pubblicato, e diciamo il circolo della loro fama è cresciuto da semplicemente YouTube ai libri. Ecco, io vorrei fare una cosa del genere perché mi rendo conto che in Italia riuscire a pubblicare e diventare poi più conosciuti solo tramite libri è difficile, quindi devo cercare di impegnarmi al massimo anche per darmi una visibilità sui social. È per questo che, se volete aiutarmi in questo mio piccolo sogno, vi invito come sempre a lasciarmi un pollice all'insù ai miei vari video che vedete, questo compreso, perché ovviamente più mi piace ho, più ho possibilità di comparire sulla home page ed essere consigliata ad altri utenti che ancora non mi seguono, e di venire
venire ovviamente a seguirmi su Instagram, di cui vi lascio il profilo qui sotto nel box informazioni. Inoltre, se vi va, non ci posto più e non so se tornerò a postarci, ma vi lascio sempre nel box informazioni la mia pagina di Wattpad, dove potete venire a seguirmi, perché sicuramente quando sarà che pubblicherò un libro, oltre a scriverlo su YouTube, lo avrete, e su Instagram avrò anche la comunicazione su Wattpad. Quindi se vi fa piacere, se volete leggere qualcosa di mio, qualcuna delle mie storie che comunque rimangono su Wattpad, potete venire a seguirmi sul mio profilo. Ho parlato praticamente per 5 minuti già, però volevo fare comunque un preambolo, mi sentivo di fare un'entrata chiacchiericcia e quindi l'ho fatta, perché non parlo più molto con voi. Adesso in realtà i programmi della giornata, la prima cosa che voglio fare è quella di prendere un'agenda o il mio quaderno, adesso vedo, e cercare di dare un'organizzazione all'intera settimana, perché senza l'organizzazione mi rendo conto che cioè, in realtà già quando mi organizzo non è detto che poi riesco a fare o ho voglia di fare tutte le cose della to-do list, però in realtà quando le ho scritte, magari avendole fissate, riesco meglio ad organizzare il mio tempo e a non passare ore e ore semplicemente a guardare The 100, anche perché la serie TV mi sta piacendo moltissimo, ma come voi sapete e come ho detto anche io stessa nel mio video in cui vi do 5 consigli per riuscire a scrivere anche se avete una vita extra impegnata, e ve lo lascio quel video un po' anzianotto, ma ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede perché è sempre attuale, cioè facendo un lavoro full time, quindi avendo poco tempo, devo sfruttare il tempo libero a mia disposizione per riuscire a raggiungere il mio sogno e quindi lavorare in esso, e non posso sprecare una giornata intera, cioè ogni pausa, a guardare telefilm. Quindi guardo una puntata al giorno, che mi sembra più che sufficiente, e per il resto sfrutto il mio tempo libero nel miglior modo possibile. Quindi adesso ci spostiamo nella cameretta. Tra l'altro ieri sono stata a casa con Mattia, perché di solito la domenica andiamo dai miei, invece abbiamo deciso di rimanere a casa, anche perché poi pomeriggio sono venuti degli amici a giocare e abbiamo sistemato tutta casa. Quindi se riesco, se mi gira, vi faccio in pausa pranzo l'home tour che vi prometto, tipo da quando ho aperto il canale. Sarà una cosa veloce, però intanto mi piacerebbe portarvelo qui sul canale. E se voleste vedere altri tipi di altre tipologie, altre tipologie di video qui sul canale, vorreste vedermi girare dei video specifici o trattare degli argomenti specifici, vi ricordo di farmelo sapere qui sotto nei commenti, e perché ogni consiglio insomma è sempre ben accetto. Adesso la finisco di blaterare e andiamo di là alla mia scrivania. Ok, eccomi qui alla mia scrivania, come al solito scusate il riflesso negli occhiali, ma ecco, magari li tolgo un attimino giusto per la registrazione. Allora, ho acceso il computer. Le cose principali che vorrei fare oggi, oltre ovviamente a editarvi il video, uno dei writing vlog precedenti, perché ovviamente sono un po' indietro, credo la settimana scorsa, di non aver postato nulla, quindi devo impegnarmi di più nella mia attività sui social. Aspettate che siete un'antichia storti, ok. Vorrei ovviamente continuare, procedere con l'editing della versione originale di Born to Die, che al momento ha un titolo un po' lungo che a me piace molto, ma che non so né se rimarrà quello per ovviamente esigenze della casa editrice che eventualmente deciderà di pubblicarlo, né io ne sono convinta, perché stavo rimuginando anche su un altro titolo, perché al momento si chiama Anche nei nostri giorni più bui, solo che mi sembra un po' lungo, quindi vorrei magari cambiargli nome e intitolare il romanzo in realtà come l'ultimo capitolo, che è Quel che resta domani, che magari è un po' più immediato. Quel che resta domani è più corto di Anche nei nostri giorni più bui, quindi insomma adesso vediamo, anzi votate qui sotto, fatemi sapere quale dei due titoli vedreste più adatto, soprattutto se avete letto Born to Die. Quindi devo assolutamente proseguire con l'editing del romanzo, perché mio padre me l'ha rinviato, editato, e quindi sto cercando di dargli una letta per rimettere magari degli elementi che lui ha tolto, o comunque per controllare che non ci siano refusi e per essere sicura che le modifiche che lui ha apportato per me vadano bene, per poi poterlo finalmente inviare alla casa editrice.
Volevo farvi vedere, adesso non c'entra niente, delle cose che ho preso alla fiera del libro. Una cosa bellissima, vi faccio vedere solo questo. Praticamente è l'astrologia come non ve la siete mai bevuta. Narra tè, sono dei tè che a seconda del vostro segno zodiacale ha delle diverse fragranze e il tempo di infusione, che sono 5 minuti, è il tempo che voi ci metterete a leggere un piccolo racconto che c'è all'interno. E trovo l'idea fantastica, geniale. Io lo devo ancora provare il tè, ce l'ho di là. Lo proveremo insieme sicuramente domani pomeriggio, che è martedì, e io starò a casa, quindi quando torno dal lavoro lo proveremo insieme. Nel mio Toro c'è tè nero di Ceylon, tè nero indiano, menta, finocchio e foglie di ribes. Anche se mi pento di aver preso il mio perché non mi piacciono le cose che ci sono dentro, avrei voluto prendere Capricorno, che è quello di mia mamma, che è tè nero Ceylon, mela, fichi, foglie di ciliegia, cannella e vaniglia, che era decisamente meglio, però vabbè, sono Toro e mi hanno dato. L'autrice che fa queste cose è Irene Zanier, che tra l'altro è un'astrologa perché ha un sito oroscopodelmese.it e la potete seguire anche su Facebook come Luna Astrologica. Non l'ho ancora seguita, però insomma mi interessa molto questa cosa e sicuramente farò qualche recensione anche su Instagram. Poi ho preso due libri che vi mostro. Allora, i due libri in questione sono L'orso e l'usignolo di Catherine Arden, edito Fanucci, editore. Sì, sono andata alla fiera del libro con l'idea in realtà di comprare libri di autori sconosciuti, invece ho comprato tutti i libri di autori conosciuti di case editrici famose, ma vabbè, quello è un altro conto. E questo l'ho preso perché su Instagram c'è Gabriella di Fangirl in Love with Books che ci sta facendo una capa tanta. Leggete L'orso e l'usignolo, leggete L'orso e l'usignolo. Sono andata a leggere la trama. A me l'ambientazione russa mi piace tantissimo perché da quando sono piccola che ho proprio un amore incondizionato verso la Russia e quindi non ho potuto non prenderlo. È il primo di una trilogia. C'erano tutta la trilogia disponibile in realtà allo stand, però siccome mi conosco, magari ci sono tanti libri che la comunità di BookTube e di Bookstagram ha osannato come Il prelato dell'albero delle arance o Caraval o ancora Nevernight, e a me hanno fatto tutti e tre abbastanza schifo. Soprattutto Nevernight. Nevernight ero proprio a borro, una cosa che odio, mi ha fatto schifo tutto, ragazzi, tutto, veramente. Io quel libro non vedo l'ora di poter andare a una libreria che sta a Ostia, che si chiama Willis, e venderlo, perché veramente non lo leggerò mai più. Mentre Il prelato dell'albero delle arance, diciamo che non mi è dispiaciuto in sé, però l'ho trovato lungo, tedioso, noioso, mi ha logorata dentro, tanto che ancora devo leggere le ultime 100 pagine, ma non mi interessa proprio sapere come va a finire, e quindi niente. E Caraval invece l'ho trovato insulso, e quindi insomma non mi fido molto della comunità di BookTube, perché può essere che i libri osannati dalla maggior parte dei BookTuber in realtà a me non piacciono. Invece, un altro libro che ho preso, che stavo cercando da tanto e ho approfittato, è Il mare senza stelle di Erin Morgenstern, di cui ho letto e amato Il circo della notte, di cui vi lascio una video recensione che è uno dei primi video che feci sul canale, qui sulle schede. Scusatemi la faccia, lì e tutto quanto, perché insomma, già adesso non è che sia tanto professional, ma lì ero proprio il peggio del peggio. Siccome io avevo amato Il circo della notte, avevo cercato su Wikipedia, su internet, se Erin Morgenstern avesse scritto altri libri, e c'ero rimasta malissimo di sapere che avesse scritto solo quello. Quindi ora che è uscito Il mare senza stelle non ho potuto non prenderlo. Tra l'altro mi hanno dato anche la borsa e i tarocchi, credo, le carte, che non pensavo fossero incluse. Cioè io pensavo che fossero state mandate alle booktuber, alle bookstagram, proprio perché erano per l'uscita, invece no, sono andata allo stand e mi hanno regalato sia la borsa che queste magnifiche carte. Quindi sicuramente avrò fatto un post su Instagram, perché un altro degli obiettivi di oggi, in realtà della settimana e poi del mese, poi dell'anno, è quello di riuscire a essere costante con Instagram.
Perché io non ho tantissimi followers lì, in realtà non ne ho molti, ne ho molti di più di quanti ne ho qui su YouTube, forse ne ho il doppio, perché qui siamo a 200 e qualcosa e su Instagram siamo a 400 e qualcosa, però mi sono proprio resa conto anche adesso che Mattia si è aperto un profilo Instagram, e anzi se vi interessano i giochi da tavolo e volete seguirlo, lui si chiama, vi lascio qui il nick SaintDoku92, ho visto che comunque lui riesce ad aggiungere più follower semplicemente perché posta frequentemente, quindi la frequenza con cui posti indubbiamente ti aiuta. A me aiutano anche i like and follow time, però non li faccio spessissimo. Invece non posto neanche spessissimo, vorrei avere invece una cadenza giornaliera, perché ormai ho trovato un feed che vi lascio qui che mi piace veramente tantissimo, quindi mettere una foto dei libri con lo sfondo del legno e una foto mia con un libro da sola in bianco e nero, e quindi il feed mi piace molto, sono riuscita a trovare la mia dimensione, ma devo impegnarmi di più per riuscire a portarvi contenuti sempre. Nel frattempo ho parlato per altri 7 minuti, però beh, era tanto che non facevo dei writing vlog belli, corposi, quindi adesso direi che ci mi metto a scrivere le cose che devo fare durante la settimana, cerco di darmi un'organizzazione che poi ovviamente vi farò vedere, e poi se riesco comincio a rieditare il secondo capitolo di, chiamiamolo per adesso, Born to Die Original, perché c'è qualcosa che non mi convince in quel secondo capitolo. Infatti vorrei in realtà rileggere quell'originale che avevo scritto io per capire se ci fossero elementi in più che mio padre ha tolto e per i quali adesso io mi sento confusa, oppure se effettivamente era così e sono io che sono diventata troppo perfezionista. Vada. Sono appena tornata a casa, sono le 2:20, scusa, no, 1:20, sono andata avanti di un'ora, no, non mi togliete un'ora di pausa pranzo, e mi sto cucinando il pranzo. Come vedete ho messo due uova nell'acqua a bollire perché faccio le uova sode con la mozzarella. Nel frattempo che aspetto che si pulisce, vi mostro un gattino che fa cose che non deve fare. Scusi, scusi, mi scusi lei, mi scusi. Mi scusi. Eccolo, salve. Salve, il mio nome è Lupin. Il mio nome è Lupin. Il mio nome è Lupin. Oh, mi dai bacini, come sei tenero. E niente, dicevo, mentre aspetto che si cuociano le uova, in controluce bellissima, no, ci spostiamo in realtà nello studio. Io odio il rumore del mio ciabattare, ciabattare, come si dice? Ciabattare, ciabatto un sacco, e soprattutto con le pantofole invernali, e sono qui nel mio studio, accendo il computer e in realtà vado poi nella camera da letto perché devo prendere il cavo per trasferire i file dal telefonino al PC, così comincio intanto a lavorare all'editing del writing vlog che avrete visto di 2 writing vlog fa. Comunque qui sopra nelle schede, come sempre, vi lascio l'intera playlist di tutti i writing vlog, così fin dall'inizio potrete vederli. Allora, adesso mi si sta accendendo il PC, quindi attendiamo che mi si accende il PC, poi trasferisco i file e vi aggiorno più tardi. Allora, sono le 2:20, 5, 20, no, è 20, e tra l'altro ho notato adesso su questo orologio che il 4 invece che essere fatto così, o così come state messi voi, si gira, non mi ricordo se si gira la telecamera, comunque stanghetta e V è fatta praticamente con 4 stanghette, non mi era mai capitato di vederlo sull'orologio, adesso non si vede perché ovviamente non lo metto a fuoco, però vabbè. Allora, sono qui alla mia scrivania, mi sono fatta il caffè,
Non mi piace né l'odore né il sapore del caffè, allora direte perché lo prendi? Beh, per sopravvivenza. Mi accendo la luce, sto valutando se andarmi a mettere un giacchettino perché sento un pochino di freddo. Adesso, nell'ordine, le cose che farò, ho fatto già il post su Instagram, quindi sto a posto. Volevo in questa quarantina di minuti che mi sono rimasti, vorrei sia editarvi il writing blog, che è uscito 2 settimane fa, sia in realtà editare appunto il capitolo di Born to Die Original. Quindi mi metto subito al lavoro perché sennò vi faccio altri 100 anni di video e vi aggiorno più tardi. Ok, ho appena finito di editare il primo capitolo di Born to Die Original. Ho aggiunto, l'avevo già riletto, ma allora, cioè l'avevo già letto ed editato, ma andando avanti volevo aggiungere un dettaglio, l'ho aggiunto e ora secondo me è molto 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 meglio. A volte anche una piccola frase può fare la differenza. Adesso sto cercando di aprire Camtasia per editarvi il writing blog, così faccio un po' di editing di quello e poi penso che, dato che vorrei editare un capitolo al giorno di Born to Die almeno, credo che mi concentrerò adesso sull'editing del video perché domani vorrei postarvelo e poi se mi avanza del tempo vado di là a leggere perché non vedo l'ora di finire Harry Potter e l'Ordine della Fenice perché poi voglio leggermi L'Orso e l'Usignolo che ho comprato appunto alla Fiera del Libro, vi facevo vedere nelle clip precedenti. E poi dopo L'Orso e l'Usignolo, che se mi piacerà in realtà andrò a recuperare immediatamente gli altri due volumi della trilogia, dovrei leggere Wayward Pines. In realtà il primo volume di Wayward Pines l'avevo già letto, ma non mi ricordo una cippa. Quindi non lo so, io veramente ho una memoria a brevissimo termine, nel senso che io potrei rileggere i libri 100 volte e non ricordarmi di che cosa parlino. Quindi non so se leggermi direttamente il secondo, che è I Boschi, oppure se rileggermi il primo e poi leggere il secondo, che non sono lunghissimi. Quindi ragionerò, però intanto adesso devo finire prima Harry Potter e poi L'Orso e l'Usignolo. Vado perché vedo che mi si è aperto finalmente Camtasia, quindi vado ad editarvi il video. Ok, allora vi ho editato un pezzettino di writing vlog, ma sicuramente continuerò dopo il lavoro, mentre ceno, perché poi devo andare a Jiu Jitsu, però vorrei riuscire assolutamente a finire oggi l'editing del writing vlog per potervelo postare domani. Quindi spero di farcela perché come sempre ho i tempi ristrettissimi e niente, ora torno al lavoro e noi ci vediamo nella prossima clip. Ciao Fofi, bello, mi dai il bentornato? Lupin! Ciao Fofi, bello! Torna subito qui, antipatico! Subito, subito la pappa vuole! Subito, guarda, guardate! Ecco, nato! Si è rotolato 2 secondi e ora vuole solo la pappa. Che gatto ingrato! Ok, eccomi tornata, ho tolto gli occhiali perché avevo un riflesso terribile con questa luce notturna. Sono le 6:45, sono tornata da pochissimo a casa e adesso penso che cenerò al volo perché poi devo andare a Jiu Jitsu. E mentre ceno c'è un gatto qui che mi vuole soltanto perché in realtà vuole la pappa, ma c'ha i croccantini, quindi che vuole non lo so. E mentre ceno, finisco di editare il writing blog di 2 settimane fa e poi faccio al volo 2 faccende domestiche che devo fare perché devo pulire, lavare alcuni piatti e ritirare i panni. Così poi sono pronta per andare a Jiu Jitsu. Mi aggiorno. Buongiorno! Oggi è martedì, non so che giorno sei, credo che sia martedì 6 ottobre e sono le 8:35 del mattino e io mi sono veramente dovuta trascinare via dal divano perché ho guardato una puntata di The 100 e niente, credo di stare alla penultima puntata della terza stagione. Sono rimasta con un cliffhanger che ho detto oddio, però ho detto no, vabbè, non me lo guardo perché ho un sacco di cose da fare e voglio essere produttiva. Comunque sì, si è acceso il computer e vi confermo che oggi è 6 ottobre.
Allora, sono qui seduta alla mia scrivania perché devo finire di farvi l'editing del writing vlog di 2 settimane fa ormai, che pensavo fosse cortissimo, invece siamo già oltre i 20 minuti. Quanto pare chiacchiero un sacco, ma va bene. Allora, direi che non ci mettiamo troppo a blaterare, ma andrò immediatamente a mettermi al lavoro, così che spero di riuscire a finire l'editing questa mattina, così da lasciar fare il rendering durante la mattinata mentre sarò al lavoro e quando torno potrò postarvi il writing vlog che trovate appunto sul mio canale. Adesso mi metto al lavoro e vi aggiorno più tardi. Ok, come vedete ho fatto il rendering, cioè ho finito di fare l'editing del video, ora sta facendo il rendering che rimarrà ovviamente per tutto il giorno a fare, perché il mio computer è abbastanza lento. Ora in realtà sono quasi le 9, quindi non ho praticamente neanche il tempo di mettermi a correggere un capitolo di Born to Die Original. Però vabbè, lo farò in pausa pranzo indubbiamente perché adesso penso che mi vada a truccare, poi se dovesse avanzarmi del tempo, cosa che dubito perché non mi avanza mai, leggo qualcosina di Harry Potter e l'Ordine della Fenice che al momento ancora non ho letto. Belli i miei capelli qui che hanno sti riflessi bianchi, ma che è? Da dove sono usciti? Boh, vabbè, a parte che ho i capelli che fanno schifo, ma farò la doccia questa sera perché stamattina mi sono svegliata che praticamente non riuscivo neanche a uscire dal letto, quindi figuriamoci a fare una doccia appena sveglia. Adesso vado a raccoglierli in una coda perché prima avevo questo, il cerchietto, e ora invece l'ho tolto e questo è lo stato pietoso dei miei capelli, ma mi faccio una coda e poi stasera andrò a fare la doccia, ovviamente. Niente, vado e noi ci vediamo all'ora di pranzo. Allora, eccomi di ritorno, è un po' tardi in realtà perché è già l'una e mezza, in quanto ovviamente stavamo in riunione, la riunione dovrebbe iniziare normalmente alle 10 e finire all'una, è iniziata a mezzogiorno e finita all'una e un quarto, quindi fantastico come al solito. E niente, mi sono tornata adesso a casa, mi metto a favore della luce così, ecco, così non vedere neanche il riflesso. E niente, adesso mi vado a preparare il pranzo anche se ho un leggero bruciore di stomaco, quindi non so se effettivamente mangiare o no, perché in realtà ho il petto di pollo che me lo sono già tirato fuori, quindi me lo dovrei mangiarlo. Adesso vedo, me lo cucino un attimo e ci ragiono su e se farlo con l'insalata o se mangiarlo così semplice semplice. E niente, nel frattempo vedo se ha finito il rendering del video, così ve lo posto. E poi questo pomeriggio vorrei riuscire indubbiamente a editare il secondo capitolo di Born to Die Original. Quindi, come al solito, ho un bel po' da fare e quindi vado. Ok, rieccomi. Pensavo di avere il trucco più sfatto perché ho finito di vedere adesso l'ultima puntata della terza stagione di The 100 e niente, ho pianto qualsiasi cosa potessi piangere, ma ok. E mi sono messa, come vedete, la mia vestaglietta di paille perché comincio a sentire effettivamente freddino. Nel frattempo sono tornata in camera, il video ancora non ha renderizzato, ci mette un sacco perché poi il computer va in continuo stand-by. Quindi sta ancora al 39,9%. Non credo che riuscirà a farlo durante la pausa pranzo, quindi probabilmente il video ve lo posterò oggi stasera. E se stasera quando torno a casa devo fare un miliardo già di cose, perché devo anzitutto fare la doccia, perché come vedete oggi sono acconciata con questa coda alta, con questo fiocchetto super carino, però ovviamente i capelli sono orribili e vediamo un po' se riesco. Oh, ora sono un po' più luminosa e poi devo ritirare i panni e devo appunto postare il video e dovrò lavare i piatti perché è una cosa che faccio la sera e lo so, vabbè. E devo cucinare ovviamente, quindi non lo so, vabbè, però oggi tanto comunque ho un po' più di tempo perché Mattia, dovendo portare il furgone, torna più tardi. Nel frattempo ho fatto il caffè nella mia fedele tazzina di Snoopy e sfrutterò questa restante pausa pranzo per andarmi a correggere sempre Born to Die Original. Quindi vorrei fare ovviamente un capitolo, almeno un capitolo al giorno. Quindi ora passerò al secondo capitolo. Quindi ho appena riconnesso internet per andare su OneDrive e
quindi mi metto subito al lavoro. Ok, mentre mi muovo per casa perché devo scappare per tornare in ufficio, vi dico che ho finito l'editing del secondo capitolo di Born to Die Original, che mi sta piacendo molto come sta avvenendo. Devo dire che veramente sto facendo un buon lavoro di cui sono soddisfatta. Ogni capitolo lo sto rileggendo più volte, quasi fino alla nausea, per essere sicura che sfili tutto liscio, e finché non lo rileggo tutto, senza apportare modifiche, non vado avanti. Però devo dire, sono molto soddisfatta. Ora torno immediatamente al lavoro e non so se ci vediamo più tardi, perché quando torno a casa, come vi ho detto, ho un po' di cose da fare, però al massimo ci vediamo, domani. Allora, rieccoci dallo stato di me medesima e dei miei capelli. Potete capire che ho fatto la doccia e tra l'altro ci ho messo tipo troppo, perché nel bel mezzo della doccia è andata via la luce. E io non sapevo che quando va via la luce la caldaia non funziona e quindi l'acqua era gelida. E quindi sono uscita dalla doccia per accendere delle candele e avevo ancora la maschera sui capelli. Poi finalmente la luce è tornata e quindi ho voluto sciacquarmi all'acqua calda, sennò mi prendeva un colpo. Tra l'altro, a parte il fatto che, vabbè, avrete notato che mi sono scurita i capelli, anche se già si stanno rischiarendo, va bene, ma mi sono cresciuti moltissimo perché ho notato che stavo riguardando i miei vecchi video, i miei vecchi vlog, perché ogni tanto li riguardo, che erano tipo così su negli altri video, quindi sono cresciuti ben così e sono molto contenta perché io vorrei i capelli molto molto più lunghi, quindi bravi bravi crescete. Adesso sono le 8 e 10 in realtà, ha finito adesso di fare il rendering del video, quindi credo che lo caricherò domani all'ora di pranzo, anche perché domani mattina devo andare a fare le analisi del sangue, finalmente viene anche il mio ragazzo, finalmente, così capiamo se è tutto in ordine. E adesso sarebbe inutile postarla, anche perché penso che postare un video verso l'ora di cena non è proprio il massimo, non lo guardereste in molti. Anzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è l'orario in cui preferite guardare video e quindi quale orario mi suggerite per postare video per avere un po' più di visibilità. Adesso credo che però approfitterò di questo tempo per provare ad andare un pochino avanti con l'editing di Born to Die Original, che è ovviamente quello che mi preme fare maggiormente in questo periodo. Questo infatti non sarà tanto un writing vlog, quanto più un editing vlog, però vabbè, vi porto comunque dietro le quinte di quello che è il mio processo creativo e quindi è comunque uno pseudo writing vlog. C'è il mio gatto che miagola fortissimo, non saprei dirvi perché, forse si sente solo, ma io sto qua quindi non ho capito. Allora, mentre ricollego OneDrive. Niente, in realtà niente, ero anche indecisa se andare di là e leggere un pochino di Harry Potter, perché in realtà non ho letto per niente oggi. Però è più urgente, direi, preoccuparmi dell'editing del romanzo, quindi vado avanti di un capitolo e niente, vi tengo aggiornati, anche se probabilmente al 90% ci vediamo domani nella prossima clip. Buonasera e bentornati in una nuova clip. Sono le 19:30 di mercoledì sera e c'è un gattino qui con me. Ta-da! Guardate un po' chi c'è. Ciao! Sandro. Madonna mia! Madonna, quanto puzza questo gatto! Ciao, Lupi, ciao. No, è rimasto sdraiato, non lo vedete mai qui. No, ok, se n'è appena andato. Comunque, benvenuti, bentornati in una nuova clip. Ho appena finito di registrarvi un altro video che o già è qui sul canale o lo troverete nei prossimi giorni sul canale, relativo al Narratè. Se siete curiosi di sapere che cos'è, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi i nuovi video. E nel frattempo c'è il mio gatto che sta quasi per far cascare lo stendino. Matto. Comunque, con la mia tazza di Jack, oggi è mercoledì, sarei dovuta andare a Jiu-Jitsu, ma non so se è perché stamattina ho fatto l'analisi del sangue, quindi sono un po' più debole del solito, però non ce l'ho fatta, sono proprio finita, stanca. Quindi mi sono messa alla mia scrivania con il tè
E niente, adesso mi metto a editare perché direi che oggi ce n'è proprio bisogno. E alternerò un po' di editing questa sera alle faccende di casa perché devo ritirare i panni e soprattutto devo lavare i piatti ancora. Però niente, vi tengo aggiornati sull'andamento di questa giornata. Mi rimetto gli occhiali perché per fare il video prima li ho tolti perché effettivamente si vedono un po' dei riflessi. E niente, venite con me. Buongiorno e bentornati in una nuova clip. Oggi è giovedì 8 ottobre, credo. Ho sempre un po' di confusione con i giorni e sono da poco passate le 8:30 del mattino. Fortunatamente è andata via la luce in casa mia qualche minuto fa, quindi stavo guardando la prima puntata della quarta stagione di The 100 che mi stava prendendo un po', però con l'interruzione della luce ho approfittato per costringermi ad alzarmi e a venire qui alla mia scrivania perché dobbiamo continuare l'editing di Born to Die Original che ieri vi ho rivelato, cioè nella clip che avete visto poco fa, che si chiama... Ce la posso fare perché ancora mi viene in mente il titolo di prima. Dicevo che si chiama Quel che resta del nostro domani. Adesso si è acceso il computer, aspetto un attimo che carica e poi mi metto al lavoro. So che non vi sto portando, cioè vi faccio soltanto dei resoconti di quello che succede. Ieri sera ho editato un altro capitolo, sono arrivata adesso al capitolo 6 da editare e quindi sto proseguendo. Mi diverte molto editarlo, rileggerlo, aggiungere cose, toglierne ancora delle altre. Penso che l'editing sia in qualche modo una parte divertente della produzione di un romanzo, soprattutto quando non sei stata solo tu ad averci messo le mani, ma ci ha messo le mani anche un editore, quindi c'è un editor, qualcuno che te l'ha corretto e ha modificato delle parti come come meglio riteneva lui, che quindi non è come le avevi magari modificate tu o scritte tu o come le avevi messe tu. E quindi è interessante vedere anche il romanzo sotto un'ottica quasi nuova e rielaborarlo ovviamente usando la tua tecnica che va quindi a intrecciarsi con quella dell'editor. È veramente fico. Quindi io adesso il computer si è acceso, vado a mettermi al lavoro e ci aggiorniamo più tardi. Le faceva male. Non era la prima volta e con buone probabilità non sarebbe stata nemmeno l'ultima. Michela sospirò, le mani artigliate sul bordo del lavandino, i suoi occhi bassi, incapaci di sostenere il suo stesso patetico sguardo dal riflesso nello specchio. La luce al neon sopra la sua testa sfarfallava. Avrebbe dovuto ricordare a Matteo che andava cambiata. Si voltò, strappò una lunga striscia di carta igienica e ci si tamponò gli occhi, cercando di limitare i danni al suo mascara. Poi si soffiò il naso e si riavvicinò allo specchio. Con un po' di fondotinta avrebbe potuto coprire il brutto livido che si stava già scurendo sulla sua guancia. Frugò nella borsa abbandonata sulla tavoletta chiusa del gabinetto ed estrasse la sua pochette con i trucchi. Un po' di correttore, qualche colpetto di Beauty Blender, una nuova passata di fondotinta, una spolverata di cipria. Sì, così poteva andare. Bentornati, è ora di pranzo. Io sono appena rientrata in cucina perché devo farmi il caffè e poi ci spostiamo nello studio per continuare l'editing. Oggi in pausa pranzo farò sicuramente sia editing che faccende domestiche, più che altro la cucina, che come vedete è abbastanza incasinata. Scusate se sono contro luce, perché poi questa sera vado dai miei. Perché ci vediamo il finale di stagione di The Walking Dead, non vedo l'ora, che bello, cioè, mi è mancato tantissimo e quindi non vedo l'ora di vederlo. Però adesso intanto mi preparo un caffè, scusate se ogni tanto vado in controluce e se ogni tanto mi inquadro tipo strana, eccetera, eccetera. Allora,
Caffè, caffè, ho l'insonnia solito che ormai se mi seguite da un po' dovreste conoscere, che è questo, insonnia. Lo metto nella macchinetta, imbocchiamo il pinguino, chiudiamo e attendiamo che questo diventi rosso, no, diventi verde. E mi serve anche una tazzina. E ovviamente la mia famosa tazzina di Snoopy che scrive. Allora, è pronto già? Quindi facciamo partire. Caffè pronto. Poi voi sapete ormai che stando io a dieta ci metto il dolcificante, quindi mi munisco di dolcificante. Qua posso chiudere, ho tutti i sportelli aperti. Qua posso chiudere, dolcificante, lo metto e poi ci spostiamo di là. Ok, allora ho acceso la mia fedele candela, che è sempre questa al caffè, che chi la cerca, chi la vuole, la trovate da Maurice, costa 99 centesimi. E ragazzi, vi giuro, fa proprio un profumo di caffè, ma un caffè dolce, zuccherato, buonissimo. E qui invece c'è il caffè vero, che adesso andrò a bere mentre faccio l'editing. Quindi, non sto troppo a fare tanti tanti altri preamboli. Che cosa volevo dirvi? Ah, volevo fare un appunto su qualche writing vlog che ho fatto un paio di settimane fa, nel quale dicevo che appunto stavo guardando The 100 e che i miei personaggi preferiti fossero Bellamy e Jasper. Ok, arrivata la quarta stagione, Jasper io non lo sopporto più e se muore male sono solo contenta. Quindi rettifico, e i miei personaggi preferiti sono Bellamy, rimane sempre, nonostante tutte le scelte sbagliate che quell'uomo riesce a fare, rimane sempre. Poi devo dire che mi piace tantissimo Ottavia. Ottavia ha fatto proprio un cambiamento micidiale. All'inizio pensavo fosse proprio una sciacquetta, la classica bella senza cervello, invece devo dire che ha fatto un'evoluzione pazzesca, ma soprattutto il personaggio del mio corazon è diventato Murphy. Murphy è quello che fa proprio la trasformazione insieme ad Ottavia più bella, più completa, più, vi giuro, mi ha conquistato il cuore. Un altro personaggio che mi piace molto è Indra. Indra è cazzuta, l'attrice la conoscevo perché ha fatto American Horror Story e se non sbaglio ha fatto anche True Blood, e quindi l'adoro come attrice, ma nei panni di Indra penso che sia proprio azzeccatissima. Bene, il computer si è acceso, si è degnato, quindi apro il documento Word e mi metto al lavoro. Vi aggiorno più tardi appena faccio una pausa. Ciao a tutti e bentornati in una nuova clip. Oggi è venerdì 9 ottobre, sono passate da poco le 7 di sera e come al solito ho tutti i riflessi del mondo sugli occhiali, ma va bene. Sono seduta alla mia scrivania. Oggi non ho vloggato, anche se questa mattina ho editato Born to Die Original. In realtà sono stanca, ragazzi, sono veramente stanca oggi. Dicevo, in realtà il vero titolo della storia è Quel che resta del nostro domani. E l'ho editato, ho editato molti capitoli, sto procedendo più spedita e mi sto divertendo veramente tantissimo. Però non vi ho vloggato sia perché mi sembra sempre un po' di dirvi le stesse cose, sia perché poi oggi a pranzo non ci sono stata. Infatti sono tornata da poco a casa e sono semplicemente devastata. Non ho avuto neanche la forza di farmi una doccia, me la farò direttamente domani e domani per andare al lavoro mi tirerò i capelli in una coda e domani pomeriggio con calma mi farò una doccia. E non sto andando neanche ovviamente a Jiu-Jitsu perché sono veramente devastata. Però sto continuando, sto proseguendo con l'editing del mio romanzo, quindi vi volevo tenere aggiornati che sta proseguendo tutto per il meglio.